Ringrazio in ogni caso il Presidente e il Direttore Generale dell'ISPRA per l'invito che mi hanno rivolto a partecipare a questa presentazione del rapporto sui diritti speciali e insomma, sui dati penso che il Direttore Generale dell'ISPRA sia andato molto nel dettaglio, quindi non mi pare che ci siano cose da aggiungere, se non qualche così, riflessione che tra le righe è stata peraltro già anticipata, che magari poi verrà approfondita nel corso della tavola rotonda, insomma una serie di considerazioni che emergono da una lettura anche in questo momento non approfondita del rapporto, è intanto l'incremento globale della produzione di rifiuti speciali dal 2013 al 2014, un incremento di circa il 5%, cioè oltre 6 milioni di tonnellate, e che comunque è un dato significativo, ritengo, che chiama le agenzie ad ancora una maggiore attenzione nelle proprie attività di controllo e monitoraggio. Una cosa anche abbastanza particolare è la correlazione rispetto all'incremento del PIL in alcuni settori, penso che questo dovrebbe anche un po' fare riflettere sulla efficacia anche delle politiche di prevenzione, che la correlazione forse non dovrebbe essere così forte. E una seconda considerazione è senza dubbio quella dell'elevata percentuale di rifiuti destinati al recupero di materia, addirittura facendo riferimento ai dati del 2012 mi pare che l'Italia sia al primo posto, mentre la bassa percentuale di rifiuti smaltiti in discarica mi pare che sia al terzo posto dopo Belgio e così passi, ed è un dato che insomma colpisce anche se era, soprattutto se era affrontato con quanto avviene relativamente ai rifiuti urbani, insomma in cui forse le percentuali sono un po' diverse, soprattutto in alcune regioni, quindi è un dato secondo me molto interessante. Le elevate importazioni di rifiuti metallici destinati al settore metallurgico, secondo me è veramente importante, quasi la totalità delle importazioni, e che anche evidenzia evidentemente una cadenza strutturale della nostra diciamo, economia, perché stiamo parlando di pari di circa 60% delle importazioni. E infine l'ultimo aspetto che mi sembra interessante evidenziare è l'elevato volume di rifiuti esportati, soprattutto pericolosi, e questo dovrebbe anche fare riflettere un po' sull'adeguatezza, sulla sufficienza degli impianti presenti nel nostro territorio e soprattutto per alcune tipologie di rifiuti. Prima abbiamo visto i dati dei rifiuti di cemento amianto, mi pare che le percentuali di esportazione siano molto alti, insomma, in controtendenza rispetto a quanto avviene in altri paesi, che rischiano di avere comunque una loro autonomia. Ecco, queste erano le questioni così che dalla lettura mi sembravano più interessante evidenziare. E passerei invece a fare qualche considerazione sul ruolo delle agenzie nella redazione di questo rapporto, e non tanto e non solo sul ruolo che le agenzie hanno svolto nella redazione di questo rapporto che oggi viene presentato, ma di quello che secondo me dovrebbero avere e che certamente avranno anche alla luce di un fatto che per noi è molto importante in questi giorni, in queste settimane, non parliamo d'altro, no? Che è quello dell'esecuzione del nuovo sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Oggi il ruolo delle ARPA nella redazione di questo rapporto è stato soprattutto quello di soprattutto incentrato sulla verifica formale e sulla bonifica diciamo, dei dati contenuti nei NUD ricevuti dalle competenti camere di commercio e poi raccolti e trasmessi all'ISPRA per la successiva fase della elaborazione e redazione del rapporto. Ma io credo che insomma, siano molti i miglioramenti, gli sforzi che debbono essere fatti in questo settore e in generale in tutte le attività che poi portano alla pubblicazione
pubblicazione dei rapporti o alla raccolta di informazioni, uno sforzo che deve essere fatto oggi secondo questa nuova logica di coordinamento del sistema e della nuova legge che insomma, si pone come obiettivo fondamentale. Le problematiche nella raccolta dei dati sono state peraltro assolutamente, come ogni anno, evidenziate nel rapporto dell'ISPRA. Ci sono dei settori che sono esentati e poi vi è l'esenzione che riguarda l'obbligo di presentazione del MUD, poi vi sono delle in generale c'è un'esenzione che riguarda tutte le imprese che hanno un numero di addetti pari o superiore a 10 e quindi è chiaro che alcuni settori e quelli dove le piccole imprese sono il numero prevalente, e nel nostro paese questo accade frequentemente, non sono per nulla rappresentati, anzi sono rappresentati per meno del 10% secondo quanto insomma, risulta nei confronti con la Istat relativi ai corrispondenti settori produttivi. Quindi questo è diciamo, un elemento importante che va assolutamente ignorato. Una seconda questione è quella di tutta l'economia sommersa. Dicevo insomma, qualche giorno fa, forse la settimana scorsa, che nei primi 5 mesi dell'anno la Guardia di Finanza ha scoperto 3.300 evasori totali, quindi da noi, il nostro paese, l'economia non ufficiale, insomma, è una fetta importante ed evidentemente sfugge alla nostra rilevazione. Ancora l'invecchiamento degli studi di settore che noi poi utilizziamo in tutti i casi in cui i dati sono carenti e pertanto è necessario effettuare delle stime, io credo che debbano essere aggiornati perché sono abbastanza vecchi anche sarebbe necessario renderli affidabili anche con riferimento a una maglia territoriale più ristretta, cioè quella regionale. Oggi ciò non avviene perché la disponibilità di dati vista a quel livello di dettaglio non è sempre facile. Insomma, ci sono tante difficoltà e io penso che sia necessario, anche prendendo spunto della nuova legge, fare uno sforzo per migliorare l'attività che facciamo nella redazione del rapporto. E questo per due motivi, perché la nuova legge fa del sistema nazionale di protezione ambientale una realtà istituzionale che ha l'obbligo di lavorare in maniera coordinata e in logica del sistema. E questo è molto diverso da quello che invece prima era affidato solo alla consapevolezza e alla volontà dell'istituto e delle agenzie. Inoltre perché prevede che i dati prodotti dal sistema abbiano non solo il peso che può derivare dall'autorevolezza tecnica, ma anche la forza che avesse riconosciuto dalla legge, perché la legge dice che la legge lo fa il riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione. Beh, è una grande responsabilità e io credo che da questa grande responsabilità debba derivare un grande impegno, perché dalla produzione di dati, dall'affidabilità di questi dati, dipende non solo l'informazione che diamo all'esterno, ma dipende anche l'attività delle stesse agenzie nel supporto agli enti territoriali in fase di pianificazione e anche in una situazione di risorse scarse in sede di programmazione dei controlli che chiaramente non potendo riguardare la totalità dei soggetti debbono essere mirati secondo criteri di valutazione del rischio e che attività tutte queste che presuppongono la necessità di disporre di dati affidabili e assolutamente incontrovertibili. Non voglio con questo criticare o sminuire il lavoro che ha fatto l'ISPRA e che abbiamo fatto, anche perché vorrei evidenziare che negli altri paesi mi risulta che per quanto attiene ai rifiuti speciali i rapporti siano fatti solo su stime e non ci siano certamente i censimenti annuali degli impianti che facciamo noi, i censimenti che vengono fatti con una cadenza molto più larga. Quindi io credo che il segreto stia nell'affinare dei metodi di stima quanto più precisi e evoluti e piuttosto che quello di estendere obblighi di comunicazione, anche perché non mi pare che sia questa tendenza che insomma a cui stiamo andando. Quindi vi ringrazio e lascio la parola al dottor Marchese, presidente Cassolato.